Elizabeth. Ogni volta che finisce di mangiare, si chiude in bagno e mette quella radio ad alto volume. Vabbè, magari ama la musica. Ma... ancora non ne sono sicura. Ma io ho una teoria a proposito. E che fa tutto questo tempo in bagno? Se lo avessi saputo, sicuramente non sarei venuta qui ad abitare con lei. Vabbè, ma neanche io. Comunque, vedrai che quando esce dal bagno nemmeno ci saluta e va subito in camera. Un momento! Sbrigati che è tardi! E allora devi mangiare! Giulia, hai mangiato tutto. Come ti avevo detto, non ci è degnato nemmeno di uno sguardo. Per lei non esistiamo. È molto strana. Veramente poteva salutare. Per quel che me ne importa, ne posso fare anche a meno del suo saluto. Ma non sopporto quell'odore che lascia in bagno. Un giorno o l'altro glielo dico. Ma dai. No, glielo dico. E mi deve anche spiegare perché c'è sempre quel lavandino otturato. Mamma, i compagni mi chiedono il panino e la Coca-Cola. Tu non devi dare niente a nessuno. Chi le vuole le cose, se li compri. Non puoi rimanere senza mangiare. Devi crescere forte e bella. Va bene. Vai, che è tardi. Bambini, oggi parliamo di alimentazione. Come vedete alla lavagna abbiamo disegnato la piramide degli alimenti che ci mostra come deve essere composta un'alimentazione sana ed equilibrata. Alla base della piramide troviamo i carboidrati. Maestra, che c'è Giulia? Posso andare in bagno? Già dalla prima ora? Non puoi farne a meno? No. Vai, ma sbrigati. Dicevo, alla base della piramide troviamo i carboidrati come la pasta, il pane, il riso. Ivano, cosa ti ha dato Giulia? Benissimo Giulia, per questo volevi andare in bagno. Cos'è? Niente. Guarda, non lo voglio nemmeno leggere. E adesso torno al tuo posto e non disturbare più la lezione. Perché non mangi? Cosa ti è successo oggi a scuola? Niente. Dimmelo! La maestra non mi ha voluto mandare in bagno. Qualche giorno devo andare io a parlare con questa maestra.
Adesso mangia o ti imbocco. Non ne voglio. Diglielo tu quello che deve fare. Già hai parlato tu, ed è sufficiente. Tanto, quello che dico io in questa casa non vale niente. Al solito tuo te ne freghi. Devo pensare a tutto io. E chi è che porta da mangiare qui? Senza il mio lavoro, come ingrasseresti tu e tua figlia? Meglio che me ne vada, perché se continuiamo, chissà dove andremo a finire. Adesso prendete il quaderno di matematica e scrivete la data. Fare. Niente, devi solo lavorare. Facciamo 10 minuti di pausa. Ivano non ti vuole perché sei brutta. Brutta. Come on girl, get down. Come on! Appetito. Grazie. Come mai sei venuta prima? Ma c'era riunione sindacale, quindi. Un attimo che pulisco. No, no, non ti preoccupare. Ma complimenti. Hai un bel appetito. Sono affari miei. Che ti hanno punto le api? Era solo per fare un po' di conversazione. Scusa, sono nervosa. Vabbè, dai, fa niente. Elisabetta. Acidità, come me la spieghi? L'ho capito, sai, tu sei bulimica. Ma che dici? A questo punto è stupido che tu menta. Ma da dove ti è venuta fuori questa brillante idea? Non è difficile, lasci indizi dappertutto. E poi c'è anche una prova. Continua a essere in linea nonostante i chilogrammi di cibo che ingurgiti. Si vede che brucio molte calorie. E allora te lo dico chiaro. Mangi sempre da sola e subito dopo ti chiudi in bagno. Accendi la radio, la metti ad alto volume per coprire i tuoi rumori e non ultimo vomiti anche nel lavandino. E va bene, che cosa vuoi adesso? Non ti arrischiare a dirlo in giro perché divento una bestia. Ma lo sai il male che ti stai facendo? Continuando così ti andrà a finire molto male. Io mi sento in dovere di dirlo ai tuoi genitori. Se ti arrischi ti verrò a cercare fino in capo al mondo e ti uccido. Io pensavo al tuo bene. Ma se la metti così, sono affari tuoi. Appunto, sono affari miei. Starai zitta? Sì, sì, te lo prometto. Scusa se insisto, ma non puoi smettere. Ormai non posso farci più niente. Dai, se vuoi puoi uscirne. Ci sono gli amici, i tuoi genitori.
Agli amici non ci credo, e non parlare dei miei genitori che sono stati loro a rovinarmi. Te lo ripeto, lasciami stare e non parlarne con nessuno. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, sorbendo le capelle del capo che le vede dietro al mare. Poi incominciò. Va bene ragazzi, per oggi basta. Adesso passiamo all'interrogazione. Professore, ma a caso, perché non interroga Pecoraro che oggi sembra preparato? Senz'altro, Pecoraro, vieni. Professore, ma solo io ci sono in questa classe. Per oggi, caro Pecoraro, te la sei cavata. Ma ti avverto, cerca di studiare, se no ti boccio. Buongiorno ragazzi. Cosa stai facendo? Non vai a ricreazione? Sì, lo sto facendo. Sai, stasera al pub c'è un concerto rock. Ci andiamo quasi tutti. Ci vuoi venire anche tu? Devo studiare. E cosa? Per domani mi sembra che non abbiamo niente. Ho tante altre cose da fare. Guardami, se non ci verrai, non ci andrò neanch'io. E perché? Non lo so, ma penso che senza di te il concerto sia poco interessante. Sono così importante? Anche di più. Allora, ci vieni? Va bene. Allora ci vediamo al pub stasera. Scusa, ne parliamo dopo. Giulia, ti devo parlare. Cosa ti ha detto? Mi ha invitato al pub stasera, ma non ci andrò. E perché? È un bel ragazzo. Che importa? I ragazzi sono solo capaci di fare del male. Vendi qualcosa? Sì, grazie. Un angelo azzurro. Aspetto un'amica. Lo so che aspetti, ma non verrà. Tu come lo sai? Me l'ha detto lei stamattina che ti avrebbe fatto invitare. Dici davvero? Non poteva dirmelo prima che non sarebbe venuta. Quella ragazza ha qualcosa di strano. Gode a far soffrire gli altri. Io penso che anche lei soffra. Vorrei aiutarla, ma non so come fare. Non è facile. Cerca di dimenticarla. Vieni, andiamo a sederci. No, penso proprio che stasera andrò a casa. Ciao. Háblame dulcemente. Cuéntame de ti.